Gentili telespettatori, buongiorno da Franco Pitaniello e benvenuti al Russo di Paolisi per assistere all'incontro di calcio valevole per il campionato di eccellenza Girone B, 87ª giornata. Ad affrontarsi saranno il Cervinara di mister Pasquale Ferrara e la Battipagliese di Ciccio Tudisco. Passiamo a darvi la lettura delle formazioni che scenderanno in campo. Iniziamo dai bianconeri della Battipagliese. Si schierano con De Luca, Franco Fiorillo, Cascione, Criscuolo Farillo, Di Rocco, Bifurco, Campione, Siano, Don Curé. In panchina Primatei, Pastore, Puzzulu, Rago, Vitiello, dell'Arciprete Volpe. Risponde il Cervinara con De Luca, Cioffi, Clemente, Sacinario, Pepe, Pisano, Russolillo, Spasiano, Colarusso, Zerillo, Davino. In panchina Alfieri, De Feo, Milone, Liguoro, Buonocore, Greco, Betti. Arbitra la gara il signor Costa di Novaro, coadiuvato dai signori Alborelli e Columbo di Ercolano. Nulla da dire su ciò che si sta vivendo in questo momento allo stadio. Lo stadio, quello Russo di Paolisi, gremito in ogni ordine di numero, quindi grosso ritorno soprattutto per quanto riguarda le tifoserie. Ci attestiamo quasi sulle 1000 unità presenti allo stadio, quindi una giornata di sport, una giornata di vero calcio, calcio di altra categoria, calcio che solo due squadre, quale il Cervinara e la Battipagliese, possono dare. Vista la classifica, Cervinara primo con 16 punti, appaiato al Sorrento che ha pareggiato ieri nell'anticipo di Picciola. La Battipagliese di punti ne ha 11, ricordiamo che il Cervinara è una neopromossa nel campionato di eccellenza, mentre la super blasonata Battipagliese si è iscritta all'ultimo istante acquistando un titolo solo sulla carta. Quindi diciamo che la Battipagliese da sempre vive nel calcio che conta, il calcio di fino a Lega Pro, quindi sicuramente una Battipagliese che oggi venterà a cara la pelle contro una squadra, quella di casa, che ha fame di vittoria, fame di successo, soprattutto fame di soddisfare i tanti sostenitori. Partiti in questo preciso istante è la Battipagliese a avere la prima palla, il Cervinara, pallo laterale a favore del Cervinara. Andiamo subito in telecronaca. Clemente Mariano a battere. Ricordiamo che oggi nella formazione del Cervinara c'è un cambio, prima di tutto perché c'è l'infortunio di Alessio Pepi che perdura da due settimane, e poi c'è un cambio, non è stato schierato Liguoro, al suo posto è stato schierato Davino, altro fuori quota 97, quindi mister Ferraro ha preferito rinforzare la fase d'attacco anziché giocare come la scorsa settimana a Faiano. Quindi un Cervinara che, da quello che si vede in campo, è schierato con un 4-4-2 che diventa camaleontico, può essere anche un 4-3-3 come può essere un 4-3-1-2. Quindi diciamo che mister Ferraro ha cercato camaleonticamente di mettere in campo la migliore formazione. Dall'altra parte Ciccio Tudisco, vediamo che ha un modulo analogo, anche lui deve far gioco forza di uno squalificato, non ha un giocatore importante, quindi sicuramente è una Battipagliese che cerca a Paolisi la vittoria per rilanciarsi nel calcio che conta, rilanciarsi soprattutto nelle posizioni di vertice della classifica. Ieri c'è stato un pareggio anche del Nola fuori casa, mentre ha perso il solo Ofra, quindi diciamo nei risultati la classifica si è mossa, anche se un'eventuale vittoria del Cervinara lancerebbe la squadra del presidente Ricci in solitaria in classifica, salirebbe a 19 punti contro i 16 del Sorrento, e se ci fosse l'eventuale vittoria dell'Ebolitana con il derby di Faiano salirebbe a 17 punti. E udite, sabato prossimo ci sarà il match clou della giornata, vale a dire Sorrento Cervinara. Nel frattempo fallo laterale a favore del Cervinara, alla battuta Clemente Mariano per Zerillo se ne va lungo l'out di sinistra, nulla di trascendentale detta del signor Costa di Novara, quindi si prosegue sull'azione. Ancora Pepe che in settimana ha coronato anche l'attività, la sua carriera scolastica, è diventato dottore, quindi laureandosi, quindi a lui gli auguri di User TV, Sport Channel, IM Calcio e Telespazio, il pool di televisioni che segue il calcio dilettantistico di eccellenza e promozione, cerca di darvi quanto di meglio si può dare.
e soprattutto cerca di seguire tutte le gare importanti con tante trasmissioni, tanti servizi, telecronache, interviste, quindi tante trasmissioni. Nel frattempo siamo giunti al terzo della prima frazione di gioco, dal Russo di Paolisi, alla presenza di 1000 spettatori. Cervinara e Batti Pagliese sono sullo 0-0. Nel frattempo c'è un calcio di punizione fuori del Cervinara per un fallo subito da Colarusso. Ancora Pepe per Clemente Mariano. Clemente Mariano scambia con Simone Cioffi, capitano della squadra cervinarese, lancia Sagginario va in contrasto con il giocatore della Batti Pagliese numero 7, Di Rocco subisce fallo da Clemente Mariano, ci sarà calcio di punizione per la Batti Pagliese. Batti Pagliese che annovera tra le sue file giocatori che hanno passato un passato importante, giocatori che sono di esperienza, giocatori che hanno sempre militato in queste categorie, logicamente contornati da giovani importanti, quale questo che adesso si accingeva a colpire la palla, vale a dire il numero 11 Ducoré, che è un 97, di cui si dice è un gran bene, un giocatore che ha già diverse esperienze, soprattutto anche nel campionato interregionale, e è un giocatore che è sicuramente nel campionato di eccellenza è un lusso, anche se per ciò che abbiamo visto ieri il giocatore almeno da queste prime gare più importante come under della categoria è sicuramente il portiere del Sorrento Sant'Anello e il numero 7 del Picciola Vatieri, che sono elementi che potrebbero militare tranquillamente in categorie superiori. Nel frattempo ancora Batti Pagliese a manovrare, batte il fallo laterale, cross al centro, esce il portiere De Luca, in due tempi c'è calcio di punizione fuori del Cervinara per una carica subita dal portierino 99 del Cervinara, punizione per il Cervo, battuta prontamente da De Luca proprio per Felice Pepe per Clemente Mariano ancora per Felice Pepe, che di sinistro scodella lungo la fascia, si rifugia in fallo laterale il numero 2 della Batti Pagliese, Franco, 99 anche lui, stacca con la Russo, mette giù di petto, ancora con la Russo, cerchio di centrocampo, salta un avversario, ancora serve Clemente Mario, finezza di Zerillo che intendeva servire di tacco Clemente Mario, non gli riesce il passaggio, alla fine fallo laterale per la Batti Pagliese. Ancora Colarusso perde il contrasto, Russolillo, avanza la Batti Pagliese con il numero 3 Fiorillo va sull'auto di sinistra, il scivolone non riesce l'anticipo di Spasiano, ancora Davino uno contro uno, alla fine fallo laterale a fuori del Cervinara perché l'ultimo tocco è stato proprio del giocatore della Batti Pagliese. Ricordiamo che è un incontro molto sentito dalle tifoserie, si scontano circa 200 tifosi della Batti Pagliese, 150 è il limite della tribuna che ospita i tifosi della Batti Pagliese, una cinquantina sono tra dirigenti e accompagnatori, quindi ci sono circa 200 unità di battipaglia a seguire la gara, qualora ci fosse stata possibilità sarebbero stati molti più, anche se c'è una serietà pazzesca tra le file della Batti Pagliese, basta pensare che i tifosi sono stati monitorizzati quando sono partiti, senza tagliante non è partito nessuno, sono stati controllati dai carabinieri e dalla polizia durante il tragitto fino ad arrivare allo stadio scortati, quindi diciamo non si è lasciato nulla a caso e questo fa onore al calcio perché effettivamente il servizio d'ordine è imponente, ma soprattutto fino a questo momento nulla da registrare in modo scorretto. Ancora Batti Pagliese che avanza con il numero 10 che crossa al centro per il giovane Diacuré, lascia scorrere la palla, bifulco sulla sfera, ancora Diacuré in aria, arriva in zona tiro, perde la palla, riparte il Cervinara, ancora Cervinara con Colarusso lancia lungo per Zerillo stacca, fallo di mano del lince cervinarese e ancora Batti Pagliese. Una gara che è partita a scacchi perché le due squadre si stanno studiando, la Batti Pagliese mostra di non avere timore di realizzare, il Cervinara d'altronde non è da meno perché sa che in casa ha la sua arma migliore, avanza Davino sulla fascia destra, Davino se ne va lungo la fascia quasi sul calcio d'angolo, cerca di superare l'avversario, alla fine conquista un calcio d'angolo, è il primo della gara, dopo
7 minuti 45 secondi del Cerminaro subisce del suo primo calcio d'angolo. Arrivano in aria i lunghi della compagine cerminarese, mentre restano indietro Spasiano e Clemente Mariano. Fanno buona guardia al limite dell'area, Spasiano è lì. Nel frattempo l'arbitro ferma un pochino le querelle tra i giocatori, si sa, in area quando c'è un calcio d'angolo tendono i giocatori a schernirsi tra di loro. L'arbitro Costa di Novara interrompe tutto, fischia, non dà modo che Sini sul calcio d'angolo, batte il calcio d'angolo, stacca Felice Pepe, colpisce di testa però con la testa leggermente spostata all'indietro e la palla termina alta sopra la trasversale. Nulla di particolarmente importante, se non che è il primo calcio d'angolo, il primo colpo di testa del Cerminara. Cerminara 0, Battipagliese 0. Siamo al 8° minuto e 40 secondi della prima frazione di gioco, 0-0 tra le due compagini. Ricordiamo, per chi si fosse messo in ascolto e in visione solo ora, Cerminara che gioca con la casacca bianco-azzurra, mentre Battipagliese classica casacca bianconera. Ancora Simone Cioffi che lancia Zerrillo, ancora Zerrillo lungo l'autosista, entra in area, tenta il tiro, si fa scudo con il viso il capitano della Battipagliese, Cascione, nulla di fatto, si prenderà con un pallo laterale a favore del Cerminara. Ancora Cerminara alla battuta, cross al centro, battuta di Russolillo, poco incisiva, non riesce a trovare il tiro giusto di sinistro, riparte la Battipagliese ancora con il giovanissimo Ducuré che non subisce fallo, però perde palla, ancora Cerminara, Sagginario commette fallo cadendo a terra, quindi ci sarà punizione a favore della Battipagliese. Salgono i giocatori della Battipagliese, l'arbitro Costa di Novara, uno dei tanti arbitri interregionali approdati al campionato d'eccellenza per una gara importante, quindi sicuramente un arbitro di spessore, un arbitro importante per una gara importante. Salta Zerrillo, addomestica la palla, scambia con Davino si gira, riserve ancora Zerrillo, entra in area il giocatore del Cerminara, ne è costretto ad uscire perché Franco bollato dal suo diretto marcatore, ancora Zerrillo tra due avversari, Davino in area, calcio d'angolo per Cerminara, sono due calcio d'angoli, ancora Cerminara che costringe la Battipagliese in calcio d'angolo e batte il suo secondo angolo contro gli zero battuti dalla Battipagliese. Cerminara che cerca di costruire azioni importanti per impensierire la squadra ospite. Nel frattempo ancora super pieno qui allo stadio Russo di Paolisi, non c'è posto da nessuna parte, stacca il giocatore del Cerminara, ancora calcio d'angolo dall'altra parte, sono tre gli angoli a favore del Cerminara contro gli zero battuti dalla Battipagliese. Inizia a diventare un vero e proprio assedio quello del Cerminara in questa fase prima fase della gara, 10 minuti trascorsi, il risultato sempre 0-0. Ancora Russolillo alla battuta, ancora i lunghi in piena area, cross che non sarà a rientrare ma sicuramente sarà sul... Nel frattempo fischia l'arbitro perché rimane a terra un giocatore della Battipagliese. Vediamo cosa è successo e di che si tratta. Ancora Cerminara alla battuta del calcio d'angolo, però il gioco è fermo. Nel frattempo andiamo a spendere qualche parola sulla classifica. Come dicevo prima, Sorrento e Cerminara 16 punti, Ebolitana 14, Nola 12, Battipagliese 11, Picciola 10, Faiano 9, solo fra 8, quindi sono queste le posizioni che interessano l'alta classifica e soprattutto interessano chi segue il calcio molto da vicino. L'arbitro Costa fatica a tenere a bada i calciatori, anche perché, l'ho detto prima, lo vado a ribadire, quando c'è un calcio d'angolo c'è ressa in aria, soprattutto i giocatori propensi alla via del gol, a dire i giocatori che sono più alti e soprattutto colpiscono bene di testa, vengono trattenuti in malo modo. Al cross del Cerminara, stacca Davino, era già fermo il gioco per punizione fischiata dal collaboratore di destra Alborelli, che aveva visto un gioco pericoloso di un calciatore del Cerminara, quindi non nulla di fatto. Si riparte con la battuta del portiere De Luca, omonimo del De Luca del Cerminara, differenza che il De Luca del Cerminara è un 99, lì è un under, è un over.
ancora Spasiano, Spasiano per Sagginario, fallo di mano, ancora gioco fermo, gioco molto spezzettato, non si riesce a capire bene le squadre come intendono ancora giocare, anche perché come dicevo prima non ci sono state azioni importanti. Il Cervinara ha una leggera supremazia nel possesso palla, Battipagliese è attendista lì in difesa, ora avanza Russolillo, Russolillo tende il tiro dalla distanza, tiro di sinistro senza pretese che non imbezzerisce De Luca, finisce ampiamente al lato, alla sinistra della porta difesa dal portiere in casacca rossa della Battipagliese, che si appresta ora al rinvio di fondo. Ancora De Luca, De Luca sbaglia il rinvio, rinvio rasoterra che viene fatto preda di Russolillo, che subisce fallo e c'è la prima ammonizione che cade al 14esimo per il giocatore della Battipagliese, numero 4, Cascione, ammonito per entrata a piedi uniti sul giocatore del Cervinara. Si prestano le cure del caso a Russolillo. Assolutamente abbiamo stoppato la telecronaca per farvi ascoltare le due tifoserie, soprattutto quello che di bello vanno a cantare, tifoserie da sempre importanti, la Battipagliese per la cronaca ormai è una realtà da un trentennio nel campionato di allora promozione, poi eccellenza, fino ad arrivare alla C1 e lottare addirittura per i campionati. Ricordiamo che nella Battipagliese, come abbiamo scritto sul giornalino User News, hanno militato diversi giocatori di Cervinara e della Valle Caudina. Andiamo a ricordare che Tano Vivenzio, Raffaele Nazzaro e Pasquale Cioffi, ma più di tutti quello che ha avuto il grandissimo successo a Battipaglia giocando dal 90 al 93, 3 anni di fila, è stato Massimo Esposito che ricordiamo ha giocato nella Battipagliese in C1 e l'allora C2, quindi livello altissimo quello del giocatore di Cervinara che ha avuto una carriera importante, mentre dal 2004-2005 non si affrontano Battipagliese e Cervinara nell'allora campionato di eccellenza. Allenatore del Cervinara era il capitano di lungo corso Gianni Esposito, che è stata una delle bandiere del Cervinara e uno degli elementi più importanti che la Cervinara calcistica abbia avuto, sia come allenatore che come calciatore si è fatto rispettare, è stato importantissimo. Nel frattempo ritorniamo in cronaca diretta dove il numero 7 di Rocco giostra con la palla, serve il numero 3 Fiorillo per Docoré. Docoré lancia un proprio compagno di squadra, esce De Luca protetto da Felice Pepe, serve sulla fascia il numero 2 del Cervinara Cioffi, ancora Felice Pepe, avanza palla al piede il dottore, lancio lungo per Russolillo, palla che termina sui piedi di Colarusso che come ormai ci ha abituato da diverso tempo tenta il tiro dalla distanza, tiro da 35 metri, questa volta che finisce al lato chiamando al polo plastico il portiere De Luca, ma era un tiro che non aveva grosse pretese e soprattutto non era il tiro che poteva portare al gol. Ma sappiamo benissimo di cosa è capace Colarusso, di cosa ci ha fatto vedere già in questo scorso di inizio campionato. Lancio lungo per Russolillo, lunghissimo, non riesce ad arrivare sulla sfera il giocatore del Cervinara, pallone che termina in fallo di fondo per la rimessa da parte del portiere De Luca della Battipagliese. Uno sventolio di bandiere bianco-nero nella curva occupata dai 150 tifosi della Battipagliese, mentre il vessillo cervinarese fa buona visione di sé nella curva opposta e nella parte centrale della tribuna sono assepati i circa 400 tifosi che guardano la gara nel miglior modo possibile. Spasiano sulla palla, ancora Spasiano,
tenta la finta, alla fine si porta la palla in fallo laterale a favore del Battipagliese. Sono trascorsi 18 minuti della prima frazione di gioco qui allo stadio Russo Di Paolisi, il risultato non si sblocca, Battipagliese e Cervinara sono ferme sullo 0-0. Da registrare quasi nulla se non un colpo di testa di Felice Pepe finito alto sulla trasversale. Per il resto Battipagliese che fino a questo momento non ha tentato sortite importanti, il Cervinara ha una leggera supremazia a livello di centrocampo, soprattutto in possesso di palla. La Battipagliese attende cosa fa il Cervinara, ma a parlare di grosse azioni, a parlare di azioni importanti, nemmeno l'ombra. Ancora Battipagliese, ancora il Cervinara che conquista palla a centrocampo, fallo subito da Spasiano, ma si prosegue, Zanillo entra in possesso di palla, entra in area, esce il portiere De Luca che blocca la sfera, rimane a terra Spasiano che inizia ad alzarsi, l'arbitro non interrompe il gioco perché d'altronde non c'è stata la possibilità in quanto la palla non è uscita fuori. Ancora ammonizione, questa volta da regolamento va ad ammonire il numero 10 Siano, l'arbitro in maniera importante, sì, appena il gioco si è fermato ha ammonito il numero 10, quindi sicuramente notizia importante, un arbitro che applica alla lettera il regolamento, cosa che spesso non ci capita di vedere. Ancora Cervinara, ancora il capitano Cioffi, che avanza, palla al piede, serve sulla fascia Russo, Colarusso, Colarusso scodella al centro per Davino che fa velo, ancora Sagginario, Sagginario entra in area, tende il tiro dalla distanza, calcio d'angolo, bella parata sul tiro di Sagginario dalla distanza ed è il primo vero pericolo con De Luca chiamato ad un intervento bellissimo in calcio d'angolo, quarto calcio d'angolo per la compagine cervinarese che ora inizia ad avere il suo arrembaggio verso la porta di De Luca, cross al centro, palla a favore di Russolillo, Russolillo per Clemente Mariano che di prima scodella al centro, esce De Luca, blocca la sfera, nulla di fatto, riparte la Battipagliese. Bene, il primo vero tiro, il primo vero pericolo della gara l'ho avuto il Cervinara con un tiro al diciottesimo di Sagginario. Felice Pepe, palla protetta da Simone Cioffi sull'intervento del numero 9 campione e quindi riparte l'azione dal portierino De Luca del Cervo. Palla per Felice Pepe, ancora Felice Pepe avanza, palla al piede, serve Spasiano nel cerchio di centrocampo, palla lunga verso Zerillo, Zerillo non può raggiungere la sfera, il lancio è lungo, l'intenzione era buona, quindi si perde in fallo laterale l'azione del Cervinara, mentre sale il centrocampo del Cervinara a rinduzzare nella propria metà campo e soprattutto nella propria area la difesa della Battipagliese. Si appresta a battere il fallo laterale la Battipagliese, ancora il numero 10 della stessa Siano che mette in fallo laterale, questa volta fallo laterale a favore del Cervinara. Sono trascorsi 22 minuti di questa prima frazione di gioco, il risultato tra Cervinara e Battipagliese è fermo sullo 0-0. Qualche minuto fa c'è stato un grosso pericolo per la Battipagliese portato da Sagginario che dalla distanza ha calciato verso la porta chiamando ad una bella risposta il portiere De Luca. Ora avanza Diacuretti sulla fascia sinistra, cerca lo scambio con Campione, fa buona guardia Simone Cioffi che addirittura con un sombrero scavalca Diacuretti, poi serve il proprio compagno di squadra, subisce fallo il giocatore del Cervinara, colpo di testa con spinta e quindi rimane a terra Davino, si ferma il gioco per una punizione a favore del Cervo. Nella gara che abbiamo assistito ieri, a dire tra Picciola e Sorrento, abbiamo visto un buon Picciola, un Picciola che ha in Munar il giocatore che nonostante abbia 36 primavera riesce ad impreziosire il calcio dilettantistico con delle giocate davvero campione quando è stato in passato, ma al di là di tutto ciò abbiamo visto un'ottima Picciola, una squadra quadrata in difesa, una squadra che è un centrocampo ottimo, mentre dall'altra parte ha sofferto il terreno di gioco la squadra di Mister Tour, dove nulli sono state sia Scarpa sia Savarese che soprattutto Marcucci. Ma il tiro, Clemente Mariano dalla distanza, palla
palla che lambisce il palo alla testa di De Luca e termina sul fondo. Ancora pericolo per la porta della Battipagliese, questa volta con un tiro dalla distanza di Clemente Mariano. Alla rimessa dal fondo il portiere della Battipagliese De Luca. Dicevamo, ma più ciò che ci ha impressionato nell'incontro d'anticipo di ieri è stato certamente il centrocampo del Sorrento, dove Temponi e Vitiello, onestà del vero, sono di una spanna superiore. Se ne va nel frattempo Russolillo lungo la fascia destra, poi sbaglia il controllo e non riesce ad alimentare l'azione per Cerniara. Felice Pepe, palla nel cerchio di centrocampo, salta un giocatore della Battipagliese, salta Spasiano, commette fallo, anzi l'arbitro lascia proseguire per il vantaggio. Ancora Battipagliese, ancora il numero 7 della squadra di Luocco, della squadra ospite, ancora riconquista la palla Spasiano, Colarusso lancia Zerillo di prima intenzione, ha difficoltà a mettere a terra la palla, alla fine non riesce a trattenerla in campo, c'è fallo laterale a favore della Battipagliese. Ancora Battipagliese che cerca la sua azione importante, c'è fallo laterale per il Cerminara perché il numero 10 Siano sbaglia il controllo e mette la palla oltre la linea bianca. Ancora fallo laterale per il Cerminara, trascorrono i minuti 24 e 30 secondi di questa prima frazione di gioco, sempre 0-0. Clemente Mariano mette la palla al centro dove non stacca Russolillo, ancora Clemente Mariano che ha avuto in settimana un pezzo sul giornalino di User TV, cioè vuol dire User News, lo abbiamo definito il grecario di lusso perché in effetti è il giocatore che chiamato in qualsiasi evidenza riesce a essere sempre protagonista. Se ne va Zerillo entra in area, ancora Zerillo tra due avversari, serve Davino, ancora Ginario dalla distanza non riesce a colpire, azione che sfuma e si sente in questo frangente la mancanza di Befi, il gemello di Zerillo oggi non è in campo, si sente la sua mancanza, si sente soprattutto nelle azioni importanti perché sappiamo benissimo che Alessio Befi è uno dei terrori delle aree di rigore delle squadre avversarie e in questo caso soprattutto tra le mura amiche diventa veramente imprendibile. Oggi non è in campo, Davino fa la sua parte ma è un giovane, d'altronde non si può chiedere la luna a chi è ancora giovanissimo, ma sappiamo benissimo che dà il meglio per la casacca biancazzurra, mentre dall'altra parte c'è un Zerillo che è un giocatore che temono un pochino a tutti i livelli per i suoi passati, soprattutto per quello che riesce a dare e riesce a fare in campo. Ancora fallo laterale a favore della Battipagliese. Il campo che si va man mano asciugando, ricordiamo che fino alle 1:30, 2:15 è caduto giù una pioggia incessante che ha reso il campo, nonostante che sia in erba sintetica, molto, molto scivoloso. Poi è uscito un sole che fino a qualche secondo fa ha fatto capolino. Viene avanti la Battipagliese con il numero 7 di Rocco sulla fascia destra, cross al centro, ancora Battipagliese che con Diagore tenta un tiro che viene deviato sul palo dal portierino del Cerminara nella sua prima azione importante, per poco non ci scappa il gol di Diagore, quindi non avevamo sbagliato ad inizio delle cronache a definirlo uno degli elementi di maggior spicco della categoria. Ancora Cerminara che è scampato il pericolo, si è riversato subito nella metà campo della squadra ospite. D'altronde il Cerminara è una squadra che gioca al calcio, quindi corre facilmente dei pericoli e i pericoli sono portati dai giocatori della Battipagliese. L'azione precedente si è svolta sul versante destro, cross al centro di Rocco, dove c'è stato Diagore che ha controllato la palla, ha calciato mettendo in serie difficoltà il portiere del Cerminara De Luca, che con una parata plastica ha deviato la sfera sul palo, poi messa fuori dal difensore Pepe, quindi scampato pericolo per il Cerminara. Cerminara, ricordo, ha la migliore difesa del campionato con solo due reti a passivo e un attacco mitraglia che pare solo a quello del Bolitano. Ancora Battipagliese, trascorrono i minuti, siamo al 28esimo della prima frazione di gioco, non si sblocca il risultato qui allo stadio Russo di Paolisi, risultato sempre 0-0 tra Cerminara
e Battipagliese, corso un pericolo grandissimo per il Cervinara qualche secondo fa, però ora il Cervinara che si spinge in avanti a centrocampo. La Battipagliese sembra giocare molto di qualità contro un Cervinara che agisce molto sulla quantità, perché i suoi giocatori sono calciatori importanti. Ma ancora una fase importante per la Battipagliese, questa volta è il numero 7 della squadra locale, della squadra ospite, a mangiarsi un gol. C'è stata una disattenzione, quindi non si sono capiti. Felice Pepe e Clemente Mariano, ha colpito di testa il giocatore della Battipagliese che ha spedito sul palo più lontano del portiere De Luca, sulla sua destra, palla che ha sferrato il palo, però si è spenta fuori e il pericolo è scappato. Ancora Zerillo entra in area, esce De Luca che blocca la sfera sui piedi dell'attaccante cervinarese. Gara che ha iniziato a cambiare fisionomia dopo una fase di studio, una fase dove il Cervinara ha avuto la supremazia territoriale e di possesso palla. Ora inizia ad essere a venire fuori la Battipagliese che ha una tecnica importante, una tecnica che soprattutto è per questa categoria è di categoria superiore, quindi sicuramente, scusate il bisbiglio di parole, sicuramente alla lunga avrà un leggero sopravvento. Ma il Cervinara, tutta anima e cuore, sicuramente venderà a cara la pelle e se avrà l'opportunità di sfruttare le azioni che gli capitano sui piedi può decidere la gara in qualsiasi momento. Cervinara però ora che è costretto nella propria metà campo, punizione fuori della Battipagliese. Batte il numero 4, Costa Aceto, salta Felice Pepe, ancora Di Acurè, vero spauracchio dell'attacco della Battipagliese, giocatore importante nonostante sia un fuori quota, un 97, già tante presenze nel campionato di interregionale. Fuori gioco, respira la difesa cervinarese e il Cervinara ha possibilità ora di far salire sia il centrocampo sia gli avanti nella metà campo ospite. Mezz'ora della prima fazione di gioco, un quarto d'ora alla fine della prima, sempre della prima fazione di gioco. Palla in possesso del Cervinara, scambio tra Simone Cioffi e Felice Pepe, ancora Felice Pepe che avanza, palla al piede, ancora questa volta serve Clemente Mariano sulla fascia sinistra, Clemente Mariano verso Zerillo a tu per tu con un avversario, viene fermato, l'arbitro applica il vantaggio a suo dire, anche se c'è stata ostruzione verso la lince cervinarese. Riparte la Battipagliese che nel cerchio di difesa avanza con il numero 5 Criscuolo verso Campione, ancora Battipagliese, ancora palla verso il suo numero 7 Di Rocco che viene fermato, fallo laterale, allontana Felice Pepe, ancora Cervinara, ancora palla verso Zerillo. C'è stato questo scambio di fasce tra Zerillo e Russolillo, cosa che avviene spesso nelle partite del Cervinara. Mister Ferraro non intende dare riferimenti ai difensori delle squadre che vengono a giocare qui a Cervinara e quindi sicuramente scambio in continuazione i due attaccanti. Ancora punizione per Cervinara per il fallo di Diacurè che anche dalla sua una grinta notevole, qualche volta è scorretto, ma è un giocatore importante, un giocatore che sicuramente per l'età e per i suoi già trascorsi è importante per questa categoria, è importante per la Battipagliese ed è l'unico che fino a questo momento ha impensierito i difensori del Cervinara, addirittura colpendo un legno su un suo tiro, anche se c'è stata la deviazione del portiere De Luca. Ancora Battipagliese, ancora Di Rocco. Clemente Mariano fa buona guardia, fa scivolare la palla in fallo di fondo, rimessa per il Cervinara. Fino a questo momento tifosi della Battipagliese, tifosi del Cervinara correttissimi, tanti sfottò, ma niente di particolare, di rilevante, anche perché in campo c'è correttezza, quindi come non può esserci correttezza sugli spalti. Salta Saginario verso Davino non riesce a colpire la palla che aggiunge a Spasiano, ancora Campione avanza, palla al piede, messo giù da Davino, c'è fallo del numero 11 cervinarese, punizione a favore della Battipagliese. Ancora Criscuolo,
scolò sulla fascia sinistra sempre per Diacoré, che stoppa di prima intenzione, arriva verso il centro, ancora Battipagliese, rimangono a terra due giocatori, Cervinara, Russolillo, riparte il Cervinara con Russolillo lungo l'out di sinistra, ancora Russolillo anticipato in scivolone, Sagginario in controtempo non riesce a prendere il pallone, ancora Di Rocco sulla fascia destra, serve al centro Campione cambia di prima intenzione verso Diacoré contro Pisano, ancora Diacoré che gioca di fino, palla al centro, c'è fallo, espulsione per Pisano, l'arbitro mette fuori di prima intenzione il giocatore del Cervinara che ora vede la sua gara in salita, anche perché viene espulso il giocatore del Cervinara sulla fascia destra, Pisano espulso direttamente per scorrettezza sul giocatore della Battipagliese. Cervinara che resta in 10 dal 34esimo della prima frazione di gioco per l'espulsione di Pisano per scorrettezza sul numero 11 Diacoré della Battipagliese. Ora una gara in salita per il giocatore del Cervinara. Vediamo mister Ferraro che intenzioni abbia, soprattutto espulso Zerrillo, avevo sbagliato nel dire che era Pisano, era Zerrillo l'espulso, da questa posizione c'era sembrato strano, e ora è difficile perché è veramente qualcosa di brutto, perché oltre ad essere il giocatore più importante del Cervinara è anche uno dei titoli della tifoseria, ma questo conta poco, ha commesso un fallo non cattivo a nostro parere, però l'arbitro lo ha espulso da subito. Ora il Cervinara manca di Befi, manca di Zerillo, e lì davanti è Menomato, espulsione diretta dal campo, sono due giornate di squalifica per certo, quindi Cervinara che nelle prossime gare, ricordiamo la prossima partita sarà sabato a Sorrento, qualora non riesca a recuperare il giocatore Befi avrà sicuramente difficoltà. Ancora De Luca al rinvio, stacca il giocatore della Battipagliese, fallo laterale, Costa è stato molto duro al primo fallo, da questa posizione non riusciamo a capire e a dire se sia stato un fallo voluto, intenzionale, però l'arbitro era lì vicino, alla fine sentiremo cosa ne pensa Zerillo, anche perché conoscendolo è un giocatore correttissimo, un giocatore che non commette mai fallo, anzi più delle volte li subisce, quindi ci sembra piuttosto strano, però il calcio a volte è imprevedibile, si entra col piede duro in un'azione che semmai si ritiene abbastanza facile e poi si commette un fallo, o d'altronde non è stato certo precluso nulla, il fallo c'è stato, alla fine l'arbitro lo ha visto e lo ha sanzionato con l'espulsione del giocatore del Cervinara. Dal 34esimo il Cervinara gioca in 10 per l'espulsione di Diego Zerillo per un fallo sul Diacoré, ora è solo Davino a reggere le sorti della partita, tiro verso la porta, gol! Cervinara passa in vantaggio con Zerillo, papera del portiere della Battipagliese, cambia il risultato all'improvviso, Cervinara 1, Battipagliese 0. Ancora Russolillo nel momento peggiore della gara, il Cervinara passa in vantaggio, sblocca il risultato, De Luca ci mette la pezza, ammonito Felice Pepe perché forse è esultato troppo, Cervinara 1, Battipagliese 0, cambia il risultato, il Cervinara nel momento in cui stava soffrendo di più riesce grazie anche ad una colossale papera del portiere della Battipagliese, De Luca riesce a passare in vantaggio. È sempre lui, Russolillo, che sale a 4
nella classifica cannonieri. Ora Cervinara certamente non avrà vita facile, però passare in vantaggio contro una squadra qual è la Battivagliese, addirittura in 10 contro 11, è segno che c'è voglia, c'è attaccamento, c'è la voglia di essere protagonisti. Una squadra, ricordiamo che il presidente Ricci ha costruito in con parsimonia, soprattutto grazie anche all'allora tecnico Ceramella e al tecnico attuale Pasquale Ferraro, un Cervinara che oltre ad essere squadra è un gruppo di amici, un gruppo eccezionale, un gruppo che sicuramente è importante per questa categoria. Ancora Diacuré, questa volta commette fallo, è in fuorigioco, quindi si riprenderà con una punizione a favore del Cervinara. Risultato che al Russo Di Paolisi si svolta all'improvviso grazie ad un tiro dalla distanza di Russolillo e ad una mega papera del portiere De Luca, che non blocca la sfera, anzi sembra avesse nelle mani una saponetta, deposita la palla nella propria rete e il Cervinara è in vantaggio 1-0 per il Cervo. Ancora Saginario, ancora Davino, Cervinara con Colarusso che si avventa sulla fascia destra, cross al centro, non controlla Davino e per poco Criscuolo non regala a Davino la palla pronta per essere spedita verso la porta. Siamo al 39esimo e 30 secondi, risultato sempre nelle mani del Cervinara che ora vince per 1-0. Ancora Battipagliese, ancora Colarusso in fallo laterale. Signori, è un delirio di pubblico, un delirio veramente bello da vedere, anche perché è un calcio fatto di cuore, di anima, ma soprattutto di tanto tanto amore verso quella sfera tonda che è definita veramente importante, almeno in queste categorie. La domenica, quando si assiste a uno spettacolo del genere, effettivamente si riconcilia il lavoro del lunedì, si riconcilia con il lavoro del lunedì. Signori, qui dal Russo Di Paolisi, risultato sempre a favore del Cervinara, Cervinara 1, Battipagliese 0, gara sbloccata al 34esimo grazie ad un Eurogol di, diciamo, definirlo Eurogol forse è un tantino esagerato, diciamo un gol di Russolillo con grossa papera del portiere De Luca, ma può esserci nel calcio, può succedere anche questo, ve lo posso dire per esperienze personali, avendo giocato in porta per tanti anni anche io, quindi posso dirvi che succede, anche perché il portiere è solo, non ha scusante, soprattutto non ha motivo di riparare agli errori che commette. Ancora punizione per Cervinara, siamo al 41esimo, 4 alla fine dei 45 regolamentari, più a mio parere almeno 2 di recupero. Ancora Spasiano verso Felice Pepe che sbaglia questa volta, poi con una finta riesce a mandare via due giocatori. Ancora Davino, Saginario in aria, Saginario che scivola, evidentemente il giocatore del Cervinara ha delle scarpette inadatte per questo terreno, perché ho detto è un terreno scivoloso nonostante l'erba sintetica, e evidentemente i tacchetti non sono adeguati a questo tipo di prato. Ancora Cervinara che, rinsaldato nel morale dal vantaggio, ora gioca ancora in avanti nonostante stia giocando in 10 che fino a questo momento nessuno se ne è accorto, quindi un Cervinara importante, cross al centro di Clemente Mariano da questa posizione con un grosso del genere 15 giorni fa il Clemente Mariano mise la palla al centro e allora c'era Zerillo che, complice anche in quella circostanza il portiere del Solofra, spinse la palla in rete per il 2-0 del Cervinara contro il Solofra. Ancora il numero 2 della Battipagliese, Franco scambia con Campione, Franco ancora Campione che giochicchia nel centro metà campo, poi lancia, forse voleva fare tutt'altra cosa, alla fine per poco non riesce, un lancio importante per Diacuré, ancora
sbagliato il raggio di Russo Lil di Colarusso, ancora Battipagliese, ancora Franco, ancora Criscuolo. Criscuolo che gira sul versante opposto per Fiorillo. Fiorillo, ancora Battipagliese lungo la fascia sinistra. Rimane a terra Colarusso che è stato colpito in pieno volto, trascorrono i minuti, siamo al 43 e 30 secondi della prima fase di gioco, risultato sempre 1-0 per il Cerminara grazie al gol al 34esimo di Russo Lillo con mega complicità del portiere De Luca. Ancora Cerminara, fallo laterale fuori del Cervo, da dire che al gol di Russo Lillo c'è stato un salto all'impiedi dei tanti tifosi presenti sugli spalti e abbiamo avuto difficoltà addirittura nel riprendere le immagini della gara. Manca ancora fallo su Russo Lillo, l'arbitro fa proseguire. Cioffi, palla nelle braccia del portiere De Luca che non ha difficoltà, mette la palla a terra da buon portiere, fa trascorrere secondi importanti, aspetta che arriva un giocatore della Battipagliese, alla fine abbranca la sfera, nulla di particolarmente importante. Siamo al 44esimo, 9 secondi della prima frazione di gioco, una manciata di secondi alla fine dei primi 45 minuti, più recupero che andremo a vedere di che entità sarà concesso dall'arbitro Costa di Novara. Lungo il rinvio di Pisano che avevo addirittura scambiato con Zerillo sperando che fosse stato lui nel fare il fallo, non per cattiveria ma perché Zerillo è di tutt'altro spessore almeno in fase offensiva, ma alla fine c'è stato il vero fallo che era stato fatto proprio da Zerillo che è stato espulso. Ancora Battipagliese che chiude l'attacco, campione Fiorillo, ancora Fiorillo, cross al centro, palla placida preda del portiere De Luca, trascorrono i secondi, siamo al 45esimo in questo preciso istante, vediamo l'entità del recupero, l'arbitro non fa cenno almeno in questo istante di dare il recupero. Ancora Russo con la Russo, con la Russo verso Russo Lillo che non arriva sulla sfera, palla che ora dovrebbe esserci il recupero, vediamo di quanto è perché si è concertato con il collaboratore di sinistra Colombo. Ancora Diacuré cerca di saltare Pisano, alla fine è calcio d'angolo, chiude con un calcio d'angolo la Battipagliese, c'è stato un piccolo errore da parte dell'arbitro che non si è concertato benissimo con i suoi collaboratori e con un leggero ritardo ha dato il recupero, anzi ancora non riesce a capirsi con i propri collaboratori e questo è qualcosa che chi scrive per gli arbitri dovrebbe vedere. Preciso fino a questo istante, però questi piccoli errori alla fine fanno finire la prova. Finisce in questo istante con un minuto e 20 di recupero. Bene, signori telespettatori, Cerminara 1, Battipagliese 0, si va negli spogliatoi a risentirci alla ripresa delle ostilità. Tutto pronto per la ripresa delle ostilità qui dal Russo di Paolisi. Ribadiamo il risultato per chi solo ora si fosse messo in ascolto. Il Cerminara è in vantaggio sulla Battipagliese per 1-0 grazie al gol segnato da Russo Lillo con la complicità di De Luca al 34esimo. Cervinara che ha avuto la supremazia nei primi 20 minuti, partiti in questo preciso istante, secondo 45 minuti che ora sicuramente saranno di sofferenza per il Cervinara che vado a ribadire gioca in 10 per l'espulsione di uno dei suoi elementi più importanti, vale a dire Zerillo, però ironia della sorte è passato in vantaggio proprio quando
quando Zerillo è stato espulso. Ancora Battipagliese che subito si tuffa in avanti, c'è rimessa per Cervinara, fa buona guardia Clemente Mariano, sempre Cervinara che è partito con il piglio di voler difendere a tutte le condizioni il risultato di 1-0, un risultato che sarebbe importantissimo per la classifica, sarebbe importantissimo per il morale, anche se con l'assenza di un giocatore importante quale Zerillo e l'incognita Befi alle prese con l'infortunio andrebbe assorbendo con la certezza e soprattutto la consapevolezza di essere la squadra leader del raggruppamento B di eccellenza. Al rinvio il portiere De Luca. Ancora De Luca va al rinvio, stacca il giocatore campione della Battipagliese. Cioffi fa buona guardia, spazza dove ci arriva Criscuolo che fa testa a testa con il proprio compagno di squadra e mette la palla in fallo laterale, regalando un fallo laterale al Cervinara. Quindi Cervinara che con tutta calma con Clemente Mariano raggiunge la sfera. Cervinara che ora ha tutto l'interesse nell'addormentare la gara, però la Battipagliese non è dello stesso avviso, anzi vorrebbe sicuramente che questa gara fosse di tutt'altro aspetto. Nel frattempo i giocatori del Cervinara credevano di aver guadagnato un calcio d'angolo, l'arbitro ha optato per una situazione diversa, forse perché richiamato dal suo collaboratore di destra Alborelli, da un rimessa dal fondo alla Battipagliese che avanza con il numero 3 Fiorillo scambia con il centrale numero 6 della squadra di casa, vuol dire Farillo. Ancora sulla destra per Campione scambia con Franco Campione, ancora Fiorillo per avanza, palla al piede Colarusso, legge tutta l'azione, si impone sulla fascia destra da solo contro tutti, ancora Colarusso sbaglia ad allargarsi, alla fine non riesce a concludere con la palla e mette in fallo laterale, rimane a terra il giocatore del Cervinara. Sono trascorsi 3 minuti di questa prima fazione di gioco, il risultato qui al Russo di Paolisi è fermo sull'1-0 a favore del Cervinara, battuto il fallo laterale che la Battipagliese cerca di sfruttare nel miglior modo possibile. Ancora fallo laterale per il Cervinara. Clemente Mariano va alla battuta. Telecronaca questa di oggi offerta da User TV, Sport Channel, Telespazio e AM Calcio, un pool di televisioni che cerca di darvi il meglio del campionato di eccellenza e del campionato di promozione Girone C, tante squadre da noi seguite e soprattutto tanti avvenimenti. Oggi c'erano anche tante gare di promozione, ieri abbiamo seguito Picciola Sorrento, Nola vinto, il Sant'Agnello con il Solofra, quindi veramente tante gare importanti per darvi il meglio e soprattutto la qualità del campionato di eccellenza e campionato di promozione Girone C. Vado a ricordarvi le trasmissioni che User TV, Sport Channel e Telespazio vanno ad inserire nel proprio palinsesto. Si parte domani con Turnover, trasmissione che cerca di analizzare con immagini e approfondimenti la giornata calcistica, in questo caso la settima. Ci saranno tanti ospiti di questa trasmissione, saranno l'allenatore del San Tommaso, subentrato a Mister Silvestri questa settimana, Andrea Ciaramella, e l'allenatore del Cervinara, Pasquale Ferraro, che insieme a me, Franco Pitaniello, cercheranno di capire cosa è successo e come si sviluppa il campionato di eccellenza dopo 7 gare. Mentre martedì ci sarà Polvere di Stelle ad Avellino, altra trasmissione importante che cerca di darvi le notizie della settimana con novità e dando uno sguardo anche a ciò che avviene
nelle squadre nel primo allenamento settimanale. Ospite della settimana prossima sarà mister Tonino Mocavero, presidente degli allenatori della provincia di Avellino. Insieme a lui delle sorprese nell'ambito di calciatori, ancora si cerca di capire su quali calciatori dirottare i nostri interessi, mentre venerdì ci sarà la trasmissione Turnover Extra che vi dà le anticipazioni del weekend sportivo. A tutto questo fa da cornice le tante telecronache e soprattutto le ampie sintesi con interviste delle gare. Nel frattempo, per chi si sia messo solo adesso all'ascolto, diciamo che il Cervinara vince per 1-0 contro l'Abbatti Pagliese grazie al gol siglato da Bussolillo al 34esimo, gol che potete già godervi su User TV, sulla pagina web, su Facebook, perché è un gol che abbiamo messo in diretta, quindi è già presente sulla pagina, quindi chi ha voglia di vederlo e non l'ha visto dal campo può andare direttamente su Facebook, su User TV. Nel frattempo commette fallo di mano Criscuolo, non visto dal signor Costa. Siamo giunti al settimo minuto della seconda fazione di gioco, il Cervinara vince per 1-0, Pepe fa scorrere la palla in fallo di fondo, anzi ha subito addirittura fallo, ci sarà punizione per il Cervinara. Secondo tempo che stenta a decollare e al Cervinara va bene così perché ha interesse nel difendere il risultato raggiunto, mentre all'Abbatti Pagliese certamente non può star bene, mister Tudisco deve apportare dei dovuti accorgimenti, perché perdere una gara qui a Cervinara sarebbe allontanarsi dalla classifica di ben 8 punti sul Cervinara, ma con tante squadre che sono lì davanti sicuramente sarebbe importante il distacco acquisito dalle tante squadre. Nel frattempo c'è punizione per il Cervinara per fallo commesso su Spasiano. Alla battuta il giocatore del Cervinara Pepe, che batte su Sagginario, ancora Sagginario per Russolillo, si incuna Russolillo sull'auto di sinistra con Russolillo. Russolillo ha il problema di girarsi, viene bloccato, ancora Clemente Mariano di testa coinvolge verso il centro, gigante Clemente Mariano in questa gara, ma non avevamo né ombre di dubbi nel dire che è uno dei giocatori più importanti di questa squadra. L'abbiamo detto prima, lo ribadisco adesso, il grecario di lusso, l'ho definito in un mio articolo, quindi sicuramente è un giocatore che quando è chiamato a svolgere ruoli particolarmente importanti, lui nasce come esterno di fascia ma può giocare tranquillamente a centrocampo, tranquillamente alto a sinistra, ma soprattutto può giocare spesso, lo ha fatto l'anno scorso col Montesarchio, addirittura centrale di difesa, quindi un giocatore eclettico, volubile, che può ricoprire tanti ruoli e ha dalla sua la dote più importante, che è un giocatore molto umile, quindi non accetta le decisioni dell'allenatore. Ricordiamo che mister Ferrara già l'anno scorso era il suo allenatore a Montesarchio, ha tanti passati importanti, con la forza e coraggio ha militato in Serie D per tanti anni, poi ha vissuto stagioni importanti a Cervinara, a Montesarchio, quindi un giocatore sì della zona che non si vuole allontanare perché ha dalla sua anche il lavoro, quindi cerca di conciliare le due cose, però è un giocatore che nel calcio sicuramente può dire ancora la sua per tanti anni. Ancora Cervinara con Cioffi che lancia Davino sulla fascia destra, Cola Russo contro Campione ha il problema di girarsi, poi serve al centro il proprio compagno di squadra Cascione verso Franco, Cascione, ancora Cascione al cerchio di metà campo, palla verso Criscuolo cambia per il numero 6 Farillo ancora per Fiorillo, ancora Batti Pagliese, ancora Farillo, fa buona guardia Pisano mette la palla giù, Pisano uno dei fuoriquota del Cervinara, giocatore 98 che ha conquistato un posto in pianta stabile, oggi non è della gara l'altro fuoriquota temibile del Cervinara con tanta esperienza, va a dire Liguoro, mister Ferrara ha preferito tenerlo in panchina, ma anche Liguoro è un giocatore di grosso spessore, nonostante sia un under, ha già dalla sua
dei campionati giocati con la Cavese e due campionati col Montesacchi, ha vinto quello di promozione. L'anno scorso è stato campione virtuale del campionato di eccellenza, perché il Montesacchi è arrivato terzo, ma alle sue spalle c'erano fior di squadre, come davanti c'erano due fior di squadre, quali la Nocerina e il Sorrento. Quindi diciamo che nella classifica, senza le blasonate, il Montesacchio sarebbe stata sicuramente la squadra migliore. Ancora con la Russo tra tre avversari, finisce per perdere la palla, campione si impossessa della stessa, ha il problema di girarsi tra due avversari, aspetta che arriva un proprio compagno di squadra, poi serve all'indietro Farillo, ancora campione detta i tempi, ancora verso Fiorillo anticipato, ma alla fine con un rimbalzo riesce ad ottenere la sfera. Ci sarà calcio d'angolo per l'Abbattipagliese, salgono due gli angoli a fuori dell'Abbattipagliese, dove il Cervinara è rintanato nella propria area, mentre gli avanti dell'Abbattipagliese, Fiorillo, Piscuolo o Farillo, vanno in avanti, lo stesso campione si è posto al limite dell'area, rimangono indietro solo i giocatori più piccoli, mi riferisco a Cascione e al numero 2 Franco. Ancora cross al centro, palla verso fuori area, ancora il numero 7 della Bertipedese di Rocco. Di Rocco se va lungo la fascia di sinistra, viene fa buona guardia il Cervinara. Ancora Clemente Mariano, oggi veramente leader di questa squadra, si sta sovarcando un lavoro importante lungo la fascia sinistra, converge anche al centro quando ce n'è bisogno, quindi veramente oggi da encomio il ruolo che sta svolgendo il giocatore di Cervinara e del Cervinara. Ancora rinvio del portierino De Luca, fallo laterale a favore del Cervinara. Con tutta calma Clemente Mariano va alla battuta, si stanno riscaldando diversi giocatori dell'Abbattipagliese, sicuramente mister Cuscolo provvederà un cambio. Tiro dalla distanza del giocatore Sagginaio, evidentemente sperava in un altro regalo di De Luca, però credete che De Luca, al di là del piccolo regalo che oggi ha commesso, è uno dei portieri più bravi della categoria. Di Ruocco allarga sulla fascia destra, ancora Abbattipagliese che va al tiro che sembra più essere una meta che un vero tiro verso la porta, va ben oltre la rete che delimita il campo e si spegne nel terreno dietro la porta difesa da De Luca. Dicevamo, De Luca è un ottimo portiere, ha sbagliato la presa, c'è andato, a mio parere è andato con le dita, quindi la palla gli è scivolata tra le mani ed è finita in bondo al sacco. Però tutto questo non può fare che piacere di questo Cervinara, perché ha siglato il vantaggio del Cervinara contro l'Abbattipagliese. Trascorrono i minuti, siamo al 13:38 della seconda frazione di gioco, resiste il vantaggio del Cervinara costretto a giocare in 10 contro 11 contro l'Abbattipagliese, una delle corazzate di questo raggruppamento, una delle squadre più importanti e soprattutto con più blasone di questa categoria, che però non riesce ad impensierire il Cervinara, nonostante, come ho detto prima, questi stia giocando in 10 per l'espulsione di Zerillo per un ballo a nostro parere non cattivo, ma secondo l'arbitro Costa importante sul giocatore Diacorei, vero demonio e soprattutto vero funambolo della squadra ospite, e quindi costretto all'espulsione. Ancora rinvio di De Luca verso Russolillo addomestica la palla, salta il proprio avversario, fra due avversari va lungo la fascia, alla fine si porta il pallone fuori. Non abbiamo capito se l'arbitro avesse concesso il fallo laterale o il fondo, in questo caso ha fatto scivolare il pallone fuori, alla fine era rimessa dal fondo. Troppa superficialità da parte di Sagginario su una palla. Ancora Spasiano, Clemente Mariano palla al piede, lungo linea a cercare Davino addomestica la palla, ha il problema di girarsi perché Franco Bollato al proprio avversario, ancora di prima cerca di servire Spasiano fra un a contatto con Di Ruocco, ancora Abbattipagliese, avanza il numero 10 campione. Scivola a fondo campo la palla calciata da un giocatore dell'Abbattipagliese,
15 minuti, 30 secondi, trascorrono i minuti, minuti importanti per Cervinara, trepidanti per la tifoseria in silenzio del Cervinara, anche perché si spera di arrivare al 90esimo con il vantaggio di 1-0 e portare a casa una vittoria importante per il morale, per la classifica, per tutto ciò che si voglia, ma soprattutto importante perché il Cervinara continua a sognare un sogno importante, anche perché andiamo a ricordare e lo facciamo sicuramente senza essere smentiti, il Cervinara è partito con la semplice salvezza nel cassetto, che poi la squadra sia una squadra formata da uomini, formata da calciatori che vogliono il meglio. Pareggio della Battipagliese, Battipagliese che pareggia con il numero 9, se non erro dovrebbe essere il giocatore numero 9, sì, campione. Campione mette la palla nel sacco dove non riesce ad arrivare il portierino De Luca, quindi cambia il risultato. Cambia il risultato a 10. Battipagliese pareggia al 16esimo con il numero 9, campione. Cross dalla destra, il stacca di testa campione che non riesce a ribattare in modo pregevole la palla, che finisce alle spalle del giovane portierino del Cervinara De Luca, che non può arrivarci, quindi pareggio della Battipagliese. Tutto questo al 16esimo della prima fazione di gioco, tutto da rifare per il Cervinara. Cervinara che, ricordo, sta giocando in 10 e contro la compagine di Battipaglia. Ora è il Cervinara a manovrare con Simone Cioffi. Simone Cioffi dalla distanza, palla per Davino che tenta, spalla alla porta, un tiro senza grosse pretese, tiro che termina tra le braccia del portiere De Luca. Gioco fermo. Restituirà la Battipagliese la palla al Cervinara. Ricordiamo che il Cervinara tra le squadre di eccellenza è quella che ha il migliore rendimento interno, 3 gare, 3 vittorie, questa è la quarta, però oggi non è la gara certamente, non è una gara certamente facile. Cervinara che gioca contro la Battipagliese, che avete visto in situazioni abbastanza anormali, ha trovato il piglio giusto per pareggiare quando tutti ormai in effetti vedevano una gara piatta alla Battipagliese, è pervenuta al pareggio. Pareggio contro un Cervinara che gioca in 10. Punizione per la Battipagliese, ci sarà la prima sostituzione per gli uomini. Per la Battipagliese vediamo, esce il numero 7 ed entra il numero 16, numero 16 Vitiello, giocatore importante di questa categoria, entra al posto di Rocco, tutto questo al 20esimo della seconda fazione di gioco.
frattempo sta operando il riscaldamento Alessio Befi, evidentemente mister Ferraro intende rischiarlo in questi ultimi 20 minuti, perché Alessio Befi, l'abbiamo detto, lo ribadiamo, è il giocatore che con Diego Zerrillo può scardinare qualsiasi difesa, è un giocatore importante, un giocatore che sa il fatto suo, un giocatore che sicuramente può essere utilissimo alla causa, anche se sta calzando gli scarpini in questo istante. Vediamo se alla fine riuscirà, lo rischierà mister Ferraro. Ora si riscalda Alessio Befi, ricordiamo, cannoniere del Montesarchio, cannoniere della Forza e Coraggio, della San Severinese, della Palmese, giocatore che fa la differenza nettamente in queste categorie, e ai box per un problema ad una caviglia avuto nella partita di Coppa Italia, quando 15 giorni sono, quando il Cervinara passò il turno a discapito dell'Ariano, fu un infortunio casuale, però di fatto Alessio Befi ora serve come il pane, perché sarà costretto a 2 giornate di squalifica il giocatore del Cervinara Zerrillo, quindi sicuramente sarà importante la presenza di Alessio in campo. Simone Cioffi lancia Russolillo, entra in area, 1 contro 1, tenta il tiro stoppato da un giocatore della Battipagliese, ancora Spasiano a spalla contro il suo diretto avversario, alla fine fallo laterale fuori dalla Battipagliese, si batte come un leone Fiorillo, che alla fine tra 2 avversari riesce ad ottenere addirittura un fallo laterale per i bianconeri di Battipaglia. Ora avanzano con Capitan Criscuolo sulla fascia destra per Franco, legge tutto Saginario, Spasiano, ancora Felice Pepe, Cioffi, ancora difficoltà per Cioffi, questa volta costruitagli dal giocatore. Esce alla grande Simone Cioffi, Spasiano nel cerchio di metà campo, subisce fallo, salta 2 avversari, ne salta un terzo, poi viene messo giù. Ammonito Spasiano per, tra virgolette, cannibalismo, perché cercava addirittura di agganciare per il suo diretto avversario, c'è riuscito aggrappandosi alle sue gambe, quindi ammonito anche Spasiano, numero 8 del Cervinara. Salgono a 4 gli ammoniti più un espulso, tutto questo al 24esimo e 30 secondi della seconda fazione gioco. Ancora Davino trattenuto, viene messo giù, l'arbitro non fischia, continua i ripetuti falli sul giocatore del Cervinara, dovrebbe in questo caso l'arbitro vediamo se sarà ammonito Diacoré, perché in questo caso andrebbe ammonito, perché se non c'è fallo, ammonito anche Simone Cioffi, ammonito anche Diacoré, altri 2 ammoniti in questa situazione di gioco, ammonito il capitano Simone Cioffi, ammonito anche Diacoré per simulazione, Simone Cioffi perché per l'entrata sul numero 16 Vitiello a centrocampo, o Diacoré perché ha cercato di simulare un rigore in area, classica caduta da attore, ma non c'è cascato l'arbitro in questo caso, e quindi alla fine ammonizione e punizione per il Cervinara. Ancora Cervinara, siamo al 26esimo quasi della seconda fazione di gioco,
1-1 tra Cervinale e Battipaglia. Se ne va Russolillo, Russolillo entra in area, ancora Russolillo, palla che attraversa tutta l'area, non ci arriva Davino a spingerla in rete, quindi svanisce l'azione del Cervo. Ancora Cervinara nella metà campo della Battipagliese, però la rimessa laterale della Battipagliese. Ancora Vitiello ha il problema di girarsi, palla che arriva a Simone Cioffi che stoppa di petto, la mette a terra, serve Pisano, stacca a vuoto Simone Cioffi, ancora Battipagliese, ancora il numero 6 della squadra di Ciccio Tudisco, servizio per Franco. A buona guardia dall'altra parte il giocatore del Cervinara, Clemente Mariano. Ci sono delle scaramucce tra i tifosi della Battipagliese e parte del pubblico presente sugli spalti, parte vengono prontamente richiamati dai carabinieri, forza dell'ordine presente in quantità qui nel frattempo entrano nel settore della Battipagliese i carabinieri che sicuramente ci sarà tanto ancora fase di gioco concitato, ci siamo distaccati dalla telecronaca per assistere a ciò che sta avvenendo sugli spalti, c'è qualche scaramuccia tra i tifosi, se nel frattempo sono arrivati anche gli ultra del Cervinara, però hanno in mano la situazione i carabinieri che sono entrati nel settore della Battipagliese. Ora si cerca di calmare gli animi, sicuramente è una gara di calcio, la gara di calcio deve essere così trattata, deve essere tranquilla, bella come lo spettacolo che mostra il campo, quello che succede sugli spalti non fa parte del calcio, signori, fa parte oserei un termine forte, di vigliaccheria, perché alla fine non è facile mettersi dietro una rete e incitare e soprattutto bestemmiare contro i giocatori in campo. Io dico che il calcio va seguito con amore, con gentilezza, anche perché i giocatori in campo ce la mettono tutti, se sbagliano anche negli atteggiamenti non lo fanno certamente perché vogliono, sbagliano perché l'intervento delle forze dell'ordine anche sugli spalti per calmare sia i tifosi del Cervinara che i tifosi della Battipagliese. Tutto ritorna nella normalità perché, ripeto, il servizio d'ordine è ineccepibile. I carabinieri ora si sono messi addirittura nella tribuna della Battipagliese, stanno fotografando i tanti sostenitori delle due squadre. Sicuramente è importante fare veramente buona guardia perché, ripeto, il calcio è bello perché deve essere giocato, non perché deve essere
deve essere mischiato con la cattiveria e soprattutto con la delinquenza. Resta a terra un giocatore del Cervinara. Riprendiamo la telecronaca di questa gara che fino a questo momento sta offrendo nulla di più. Dopo il pareggio della Battipagliese siamo passati da una gara bella da vedere ad una gara brutta da far la telecronaca. Nel frattempo si riscaldano i giocatori del Cervinara, pronto anche un giocatore della Battipagliese a fare il suo ingresso in campo, il numero 14 Pozzulu. Nel frattempo ancora Colarusso va verso il tiro verso la porta della Battipagliese, nulla di fatto, si riprenderà con una rimessa dal fondo a favore degli uomini di Ciccio Tupisco. Siamo al 32esimo, 13 alla fine dell'ostilità più il recupero, per essere precisi 31 e 30, quindi mancano 13 minuti alla fine del secondo tempo regolamentare più eventuale recupero. Gara vibrante, bella, dove fino a un certo punto c'è stato tanto Cervinara, poi è venuto fuori la Battipagliese che è un onore del vero, anche nella prima parte ha avuto due occasioni di gol. Ancora palla per Clemente Mariano, sono quelle gare che se giochi in 10 corri il rischio di perderle, e purtroppo il Cervinara ha fatto la scelta giusta a mio parere, giocare anche in 10 senza indietreggiare di un solo centimetro. C'è stata la giocata del giocatore, non a caso del campione di nome, campione di giocata, che ha messo la palla di testa alle spalle del portiere De Luca per il pareggio della Battipagliese, anche se ad onore del vero il vantaggio del Cervinara era nato da un'incertezza, un'incertezza dell'altro portiere De Luca, quindi pareggio ristabilito, risultato che almeno da quello che stiamo vedendo in campo a mio parere è giusto ed equo, anche se c'è da dire che il Cervinara ha dalla sua il fatto di giocare in 10 dal 24esimo della prima fazione di gioco. 33 i minuti passati, 12 alla fine delle ostilità, ancora Battipagliese che si propone in avanti. Davino serve Pisano Colarusso, sbaglia questa volta il giocatore del Cervinara verso Russolillo salta un avversario, calcio di punizione per giocata scorretta del giocatore della Battipagliese. Vediamo del Cervinara, scusate, esce il numero 4, entra il numero 18, entra Volpe, esce Cascione. Seconda sostituzione per la Battipagliese, si va a piazzare in avanti l'Ariete Volpe, esce un centrocampista quale Ariete, quindi cambia l'assetto tattico della Battipagliese. Ora Battipagliese che ha davanti due Arieti, due giocatori di fisicità per cercare di scardinare la difesa del Cervinara in questi ultimi 11 minuti. Sicuramente saranno 11 minuti importanti, Ciccio Tudisco vuole ad ogni costo la vittoria, anche perché sa che con una vittoria, soprattutto nella tana del Cervinara, è una vittoria sia che vale doppio, sia per il morale che per la classifica, perché ridurrebbe il gap dal Battistrada, il gap dal Cervinara, ma soprattutto nel morale rilancerebbe alla grande la Battipagliese, che ricordiamo la settimana prossima è attesa da un altro big match, Battipagliese-Bolitana a Battipaglia. Quindi signori, anche lì sarà uno spettacolo nello spettacolo, un derby tra due squadre che da sempre sono state acerrime nemiche, quindi sicuramente è una partita che sarà seguita veramente dai media e da tanti tifosi. Ricordiamo, Eboli ha una tifoseria pazzesca, Battipaglia altrettanto, ha ammonito il numero 16 della Battipagliese Vitiello. Tutto questo al 35esimo, a 10 dalla fine delle ostilità, viene ammonito un altro giocatore. Inizia ad essere imponente il rendiconto delle ammonizioni, ricordiamo sono gli ammoniti sono 7 più un espulso, quindi è veramente tante ammonizioni per una gara che è stata abbastanza tranquilla in campo, però logicamente non si poteva aspettare la classica gara con i fiori. È una gara che
vede la posta in palio altissima, ancora a terra Spasiano, ancora punizione sul giocatore del Cervinara che sembra essere una molla, cade, si rialza, viene messo giù in continuazione, al di là del fatto che è piccolino, quindi spesso subisce dei falli importanti. Vediamo se ora tenta il tiro dalla distanza il Cervinara, l'intenzione è tutta lì, di distanza siderale, è lo stesso Spasiano che vuol provarci, vediamo tiro che e va oltre la traversa difesa dal portiere De Luca, molto oltre la traversa, nulla di fatto, risultato qui al Russo di Paolisi, Cervinara 1, Battipagliese 1, grazie ai gol nel primo tempo di Russolillo, nella ripresa pareggio di Campione. Ancora Simone Cioffi, palla al piede, viene commesso fallo su di lui, va il Crotolino Spasiano in attacco, palla che serve sulla destra verso Colarusso, Colarusso ancora per Spasiano, non riesce lo scambio tra i due anche perché non ci ha creduto Colarusso nello scambio tra i due giocatori. Trascorrono i minuti, sono 37 i minuti di questa seconda frazione di gioco, 8 più recupero alla fine delle ostilità. Risultato ancora 1-1 qui a Russo di Paolisi tra Cervinara e Battipagliese. Non finiscono di incitare i propri beniamini, sia i tifosi della Battipagliese sia i tifosi del Cervinara. I tifosi del Cervinara che non sono sicuramente da meno a quelli della Battipagliese, anzi in tante occasioni dimostrano di essere non in sovrannumero perché forse non lo sono, però come canti, come cori sono effettivamente da categoria importante anche i tifosi del Cervinara. Cross al centro, esce De Luca che lascia scorrere la palla fuori per la rimessa dal fondo, vediamo cosa sta per succedere, se c'è qualche cambio, nulla di particolare. 38 minuti, 7 alla fine delle ostilità, invia il portiere De Luca, stacca Spasiano, Spasiano tra Vitiello e il compagno di squadra Davino, ancora Fiorillo, Fiorillo verso Diacore, Diacore che ha giocato un ottimo primo tempo, però nel secondo tempo forse marcato in maniera stretta dal giocatore pisano, ha avuto poco spazio ora per trovarsi, per trovare voglia e per, soprattutto per trovare palla giocabile, indietreggia fino a centrocampo, addirittura in orizzontale per cercare maggiore fortuna. Siamo verso la fine di questa magnifica giornata, giornata di sport, di calcio e soprattutto anche di gol, nonostante siano solo stati solo due gol importanti per il Cervinara, per la Battipagliese, gol che muovono la classifica, muovono soprattutto le sorti delle due squadre. Con questa classifica, con questo risultato il Cervinara salirebbe a 17 punti, la Battipagliese a 12, il Cervinara sarebbe affiancato, qualora l'Ebolitana riesca a vincere col Faiano, sarebbe affiancato proprio dall'Ebolitana. Però domenica prossima ci sono due incontri importanti che ho appena detto, vale a dire Sorrento Cervinara e Ebolitana Battipagliese Ebolitana, quindi due risultati importantissimi, due partite importantissime che possono dire effettivamente tanto su questo campionato di eccellenza. Nel frattempo se ne va Russolillo, Russolillo è solo contro quattro uomini, è accerchiato, sembra un giocatore braccato, ma alla fine perde palla, riparte la Battipagliese, Battipagliese che con il giocatore di Acure riesce ad investire in azione gioco, Battipagliese ancora Pepe salta un avversario, serve Colarusso, Colarusso sbaglia il passaggio questa volta, però rimedia Russolillo, ancora Colarusso, Colarusso uno contro uno, alla fine palla in fallo laterale, questa la prestazione di Colarusso oggi non è stata delle migliori, siamo abituati a vedere un Colarusso diverso, un Colarusso tutto fare, un Colarusso giocatore importante per questa società, per questa squadra, oggi non è stato il classico giocatore. Russolillo, ancora Russolillo, su di lui il peso dell'attacco cervinarese, ma Russolillo ormai ci ha abituato a delle grosse giocate, giocatore che sta mostrando tutta la sua maturità, giocatore che sta mostrando di essere importante, ovvero il Cervinara richiama
mister Ferraro Befi per fargli giocare gli ultimi 5 minuti, a mio parere non tanto perché vuol vincere la gara, ma vuole gettarlo in campo soprattutto per alleviare la pressione della Battipagliese, perché avere Alessio Befi lì davanti sicuramente c'è apprensione per i difensori della squadra di Battipaglia, quindi sarebbe un tocca sana per il Cervinara. Però ricordiamo che per mettere Alessio Befi in campo, il Cervinara deve togliere non Davino oppure fare una doppia sostituzione, vuol dire un fuori quota, togliere Davino che è un fuori quota e un giocatore normale. Ancora Battipagliese, Clemente Mariano stacca imperioso di testa verso proprio Davino alle prese con Criscuolo, ancora Clemente Mariano, arriva dalla distanza, tenta il tiro rimballato, ancora Clemente Mariano, signori, oggi è da libro cuore la sua prestazione. Commette fallo Pepe, cross al centro verso Diacuré da quest'altra parte, Diacuré contro Pisano, non deve aspettare Pisano altrimenti viene saltato dal giocatore, ma riesce ad avere la meglio. Commette anche fallo il giocatore della Battipagliese, lancio per Russolillo, ancora Russolillo verso tra Criscuolo ci insischia con la palla, ancora Spasiano subisce fallo, Simone Cioffi esce alla grande tra due avversari, se ne va, avanza palla al piede Simone Cioffi serve sulla fascia Davino guadagna un pallo laterale. Siamo entrati negli ultimi 3 minuti, 43esimo, sostituzione per il Cervinara, entra il numero 16 del Cervo, Buonocore prenderà il posto di Davino. Buonocore, giocatore piccolino di fisico, ma signori, credete, è un'anima dannata, riesce ad avere palle impossibili, soprattutto a dar fastidio ai tanti giocatori. Esce Davino, che ha giocato la sua onesta gara e molto probabilmente tra anche il toro Alessio Befi in questi ultimi minuti. Per adesso entra Buonocore al posto di Davino. Seconda sostituzione, esce Colarusso, entra Alessio Befi. Ultimi 3 minuti più recupero per Alessio Befi, ma a mio parere, lo dico e lo ribadisco, l'ho detto prima, vado a ribadirlo ora, Alessio Befi più che altro è stato messo in campo da mister Ferraro per cercare di alleviare la pressione della Battipagliese e tenere in apprensione i difensori della squadra ospite, perché con Alessio Befi lì davanti sicuramente nulla è facile per Criscuolo e compagni. Sappiamo benissimo quanto sia forte Alessio, anche se non è al meglio della condizione. Però ora persa palla dal Cervinara, però ci insischia da Curé, ancora Pisano proprio verso Russolillo sulla fascia, mette la palla a terra, ancora Russolillo, salta un avversario, ancora Russolillo, cross, però finisce per perdere la palla, commette fallo, l'arbitro non vede la posizione. Siamo al 43esimo, 44 secondi della seconda fazione del gioco, Cervinara 1, Battipagliese 1. Entriamo nell'ultimo minuto di questa gara più un recupero che a mio parere non dovrebbe essere meno di 4 minuti per il tempo che si è perso per le 4 sostituzioni operate, quindi sicuramente si giocherà fino al 49esimo. Ancora Spasiano, salta un avversario, Buonocore, perde la palla il giovanissimo giocatore del Cervinara, ancora Buonocore, rinsegue il proprio avversario, Vitiello lo salta in bello stile, Buonocore non molla, palla verso centro, ma Clemente Mariano fa buona guardia, palla verso Russolillo, va in sovrapposizione Clemente Mariano, Cervinara che spinge, sembra non giocare in 10, ancora Clemente Mariano, ancora Russolillo, rimane a terra Clemente Mariano, tira dalla distanza, ancora Cervinara all'attacco, Simone Cioffi, palla al piede, serve sulla destra, Buonocore, mette giù la palla, il giovanissimo giocatore del Cervinara subisce fallo, rimane a terra, ancora cross del Cervinara, Pisano, fallo laterale per il Cervinara. Signori, 45 minuti sono andati, si aspetta solo il recupero di questa gara interminabile, bella, entusiasmante, con il Cervinara che gioca in 10 dalla prima fazione di gioco contro la Battipagliese, una delle squadre più forti del campionato, una delle squadre attrezzata per vincere il campionato o per quellomeno per lottare per i playoff. Ancora Clemente Mariano, cross al centro, tiro diretto verso la porta, palla che sorvola la traversa ed è calcio d'angolo per Cervinara.
questa volta c'è stata la deviazione del portiere De Luca. Andiamo a vedere il recupero, c'è un'altra sostituzione per la Battipagliese. Siamo già entrati in recupero, signore, è trascorso già un minuto dal recupero, entra il giocatore numero 14 della Battipagliese, Pozzulu, esce De Luca, allontana la palla la Battipagliese, Battipagliese che a mio parere è paga del risultato, un 1-1 qui al Paolisi, è un risultato importante, però credo che se la partita fosse andata diversamente, vale a dire in campo ci fosse stato Zerrillo, non so fino a che punto la Battipagliese sarebbe rimasta sull'1-1, però il calcio è questo, il calcio è quello che stiamo dicendo, quello che stiamo narrando. L'importante è che ci sia stato grosso spessore tecnico, una gara importante, una gara bella, vibrante, colpo su colpo. Battipagliese che mostra di essere valida, di essere una delle squadre meglio attrezzate della categoria. Il Cervinara da matricola qual è? Dimostra di star bene lì dove stava, vale a dire in vetta alla classifica. Sognare non è un sogno, scusate il bisbiglio di parole, certamente è realtà per il Cervinara, essere protagonista è una realtà. Ancora Battipagliese che palla al piede, spinge per l'ultimo assalto verso la porta del portiere De Luca, ancora Battipagliese in avanti, ancora entra in area il difensore del Cervinara, Cioffi fa buona guardia, Spasiano anche lui alla pari di Clemente Mariano, a mio parere Clemente Mariano, Spasiano e i due difensori Pepe e Cioffi, i migliori in campo in assoluto. Signori, è una diga quella che ha il Cervinara, una diga veramente di centrocampo e di difesa. In attacco non possiamo dire altrettanto perché mancavano gli artefici principali, mancano gli attori principali di questa gara. Nel frattempo siamo giunti al 48esimo, ancora Befi tra due avversari, ammonito Spasiano, sono 8 gli ammoniti, signori, sempre di più, sì, sembra essere un bollettino di guerra, però è una gara tranquilla, espulso addirittura Spasiano per somma di ammonizione, signori miei, questo non è certamente bello da vedere, anche perché due espulsi che incideranno nell'economia del gioco della prossima gara è veramente troppo per un Cervinara che ha giocato la sua grande gara, la sua ottima gara. Rimane a terra il giocatore del Cervinara colpito da Grampi, nel frattempo raggiunge gli spogliatoi Spasiano, ammonito e quindi messo fuori per somma di ammonizioni. Siamo al 48esimo, 34 secondi della seconda fazione di gioco, sicuramente ci sarà qualche secondo in più per recuperare il tempo perduto, 4 i minuti concessi dal segnaline, dall'arbitro, il signor Costa, 4 minuti importanti, 4 minuti che alla fine fanno sì che il Cervinara riesca a fiatare, ma signori è stata una gara bella, entusiasmante, vibrante, non ci sono state grandissime azioni degne di nota, ma hanno giocato in un centrocampo, forse per il Cervinara, rimane a terra Cioffi, spinto dal proprio avversario, trascorrono i minuti, 49, 22 secondi. Ammonito anche il numero 18 della Battipagliese, vale dire il nuovo entrato Volpe, sono 9 ammoniti, 2 espulsi, signori, è un bollettino di guerra, ma credete, tanta cattiveria in campo non l'abbiamo vista. Si va verso la fine delle ostilità, il Cervinara sta bene il pareggio, finisce così, Cervinara, Battipagliese 1-1, grazie ai gol di Colarusso e di Campione, il Cervinara rimane in vetta alla classifica con 17 punti, può essere solo raggiunta dalla Boritana, ma per il resto è un Cervinara bello da vedere, bello da ammirare, che riesce ad essere protagonista nel campionato di appartenenza. Signori, da Franco Pitaniello, User TV, Sport Channel, Telespazio, IAM Calcio, è tutto per questa magnifica telecronaca e grazie ai mille tifosi che ci hanno seguito, arrivederci alla prossima.